Buonasera! Buonasera a tutti! Un saluto a tutti gli amici che stanno seguendo su Canale 5 sabato sera questo appuntamento con Tutti Canales! Questa sera sono qui per presentarvi un nuovo talento. È un ragazzo che ha appena compiuto 18 anni, da pochissimo. E mai si sarebbe immaginato di trovarsi qui, davanti a questo pubblico caroloso, fatevi sentire! E davanti a dei giudici, dei big della televisione, a partire dall'immarcescibile zio d'Italia, Gerry Scotti! E poi abbiamo un uomo dalla verve dissacrante, Tema Mucari! Ed ancora c'è lei! Lei con la L maiuscola, Maria De Filippi! E poi vabbè abbiamo... Rudy Serbi! Il ragazzo, il concorrente che sto per presentarvi, come vi dicevo, è giovanissimo. Lui si presenta come showman a tutto tondo, ma il suo sogno è quello di diventare un conduttore televisivo. Signore e signori, Borraccino! Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Quante volte ho sussurrato, amore. Buonasera, signorina, it's midnight. Buonasera, signorina, it's midnight. Mara questa sera, è la mia prima apparizione pubblica e soprattutto che pubblica, nel senso che pubblica, è una bella apparizione, direi, come impatto. Sì, potrebbe essere l'ultima. Anche, certo. Ti è piaciuto o non ti è piaciuto? No. Ma no! Ma no cosa? No, non mi è piaciuto! Ma cosa? Niente! Tu hai paura, di un giovane nuovo presentatore? Beh, ma certo, quello non è neanche in discussione, non saprei mai fare quello che ha fatto lui, però non mi piace! 18 anni, Rudy, no? Rudy. Rifletti su questi 18! Che ne pensi di quello che ha detto Rudy? Beh, diciamo, come è la mia passione, varietà, e c'è una varietà anche di giudizi. A chi può piacere e a chi no. Ma questo è d'obbligo, altrimenti non ci sarebbe appunto una diversificazione di generi anche. Quando parli di varietà intendi dire Mille Luci, Garnè, Giovannini, sì, quel tipo, sì, di varietà. Sì, sono un fan del vintage. Mi definisco anche un nostalgico dei tempi che non ho vissuto. Perché... Scusami, stai parlando della storia della nostra televisione che, perdonami, non ti voglio offendere, ma era ben altra cosa. Era un altro proprio livello. Qua sembra una caricatura di quella cosa, questo che non mi piace. Beh, io provo a fare quello che mi piace credendo in quello che faccio e se poi si diventa una caricatura non posso che dispiacermi di questa cosa. Hai 18 anni, pensi, hai varietato una volta, ma adesso come mito chi hai? Fiorello, assolutamente. Allora, dico anche la mia, dai. Cioè, quello che ha detto Rudy per me è giusto, nel senso, è chiaro che sei acerbo. Però io dico di sì, perché sei un ragazzo spigliato, simpatico, sei giovanissimo, perciò bravo. No, la mia osservazione, al contrario di come pensa Teo, è che tu non sia acerbo, tu hai un riferimento troppo vecchio, non vecchio quello che tu in qualche modo citi. Non riuscire a trasportare questa cosa nel presente. No, hai 18 anni, dovresti fare il futuro, invece fai male il passato. No, è esattamente il contrario. Ad
18 anni, ragazzi, stanno tutti col telefonino. Mara, anch'io. Allora lui ha una grandissima passione. Ma scusami, cosa c'entra l'amore? Anch'io amo il passato, l'ho appena detto, però il passato tu lo devi conoscere per fare il futuro. Assolutamente, sì. Questa tua passione per una varietà di una volta, no? Come quel varietà importante, giusto, Jerry? È un modo per provare a trovare una strada nel 2017? Sì, sì. Più che altro è come studiare la storia per fare il futuro, no? Esattamente. Qui ho portato quello che è la mia esperienza in questi 18 anni. E ovviamente bisogna sempre guardare avanti e cercare di dare il mio obiettivo, se avrò modo di fare questa carriera, è quello di cercare di dare un futuro al varietà. Comunque canta anche bene, ha una voce intonata. Sì, sì, la voce è intonata. Ha cantato bene. Io alla sua età non avrei mai avuto il coraggio di ballare e cantare qui davanti a tutti come hai fatto tu. Adesso, cioè, non sembra che tu abbia 18 anni. Sì, ne dimostra di più. No, non come aspetto, Come maturità. Sì, un pochettino. Ma va benissimo, non c'è nulla di male. Forse noi tutti, l'ha appena detto anche Maria, a 18 anni non immaginavamo nemmeno di fare poi questo lavoro che ci è capitato di fare. Lui mi sembra molto determinato e ho molto apprezzato il fatto che un ragazzo così giovane abbia quella passione e abbia studiato tutte queste cose, anzi io lo terrei qui a chiacchierare di quello. Io però posso dire una cosa, sì. Io quando tu facevi DJ Television ti guardavo e dicevo come mi piace questo modo diverso, nuovo di fare televisione, perché tu lo facevi in un modo che entravi nelle case di tutti. Quando guardavo Teo che faceva gli scherzi, faceva le cose, dicevo porca miseria, dice delle cose, fa delle cose che in televisione non lo fanno. No, a me superami, No, salta. Quello che io ti dico è, tu queste cose, la loro storia la devi conoscere, però devi trovare una chiave tua nuova, se no sarai sempre solo uno che tenta di duplicare una cosa, certo, che già c'è stata, la devi conoscere, ma devi fare qualcosa di nuovo. Fiorello ha fatto tutto nuovo quando è partito, avevano tutti la tua età. Quello che io ti dico è, trova qualcosa di nuovo, se no aspetta, non vai però da nessuna parte. Questo ti voglio Rudy, dire. Solo questo. Scusami. Allora, perdono, io Fiorello ci ho lavorato nei villaggi turistici e Fiorello a 18 anni era vestito esattamente come lui. Ma lui faceva una caricatura, no, faceva aspetta, un gioco. E Fiorello è arrivato in TV 10 anni dopo, perché purtroppo è stato non facile per noi. A 18 anni si vestiva così, si faceva proprio il barista e poi iniziava a fare l'animatore, sì, sul palco vestito. Perciò dico, è troppo giovane per pensare già di fare qualcosa di suo, tutto qua. Come possiamo pensare che un ragazzo di 18 anni già tira fuori il suo modo di essere originale e creativo? Questa sarà una grande lezione per lui, però io non riesco a dirgli no, non vali, no, okay, non si può assolutamente. Per no, la stessa ragione anch'io finivo il discorso e dico che... Dunque, rispetto Rudy, ma io dico sì. Anch'io dico sì. Quindi non guarda Maria e Rudy? Maria ancora non si è espressa? No. Però abbiamo già il risultato della giuria, che ha già votato. E come ha votato? No. 74% no. Mi spiace, davvero. Secondo voto te, perché il pubblico ha votato no? Forse perché ho fatto una cosa non nuova, vecchia. No, non penso. Lo so. Ci è rimasto male sul 74 no, eh? Perché a volte, no? Adesso hai tutto di un ragazzo di 18 anni. In questo momento hai tutto del ragazzo di 18 anni. Quando sei entrato e hai fatto il numero, era come se tu fossi molto, molto più grande, pensando un po' più invece all'epoca passata. Ed era strano come contrasto, perché poi hai un aspetto giovane. Allora, ti ripeto quello che ho detto prima. Io alla tua età manco di pinta. Alla mia età non so ballare come te. Non so neanche cantare come te. Thank you.
Perché a 18 anni, e questo conta tanto, penso anche in parte quello che ha detto Rudy, cioè che non devi pensare solo che il passato era bello e il presente no, non lo devi mai pensare, perché sennò è come quelli che hanno una certa età che continuano a dire, esatto, che continuano a dire, ma non è questa la mia, ecco, se non idea. È questa, e non intende essere questa neanche sui ragionamenti televisivi, allora per me vale. Sì. In bocca al lupo.